Molto bene, allora questa è la lezione numero 2 di corso base in Mentor 2018 tenuto da me, Pierangelo Russo. Dunque, in questa seconda lezione affronteremo la costruzione, una semplicissima costruzione di questo disco circolare con questo mozzo e queste tre asole. Il mozzo ha un foro passante e qui abbiamo le misure. Ok, abbiamo un disco da 90, spessore 5, poi il mozzo è diametro 25, alto totale 20 e poi abbiamo queste asole di cui vedremo come farle. Allora, noi partiamo subito con Inventor, quindi questo software. Vi ricordo che questo software è scaricabile gratuitamente sul sito di Autodesk. Versione educational, troverete la possibilità di scaricarlo, troverete lì tutte le istruzioni per farlo, è abbastanza semplice, è un po' lungo, occorre avere un computer che almeno minimo 4 giga di RAM, altrimenti non vi gira. Dopodiché, sono circa 20 giga di programma, lo lancerete e lo installerete. Quindi quando lo aprirete vi troverete in questa pagina, io questo ve l'ho già detto precedentemente. Comunque andiamo a fare inizia, nuovo, nuovo. Abbiamo visto, lo ripeto anche questa volta in modo che vi rimanga impresso, queste sono le parti, cioè io posso eseguire delle parti, degli assiemi, dei disegni quotati, quotandoli, quindi chiamate messa in tavola, e poi delle presentazioni dove posso fare che il mio assieme diventi un esploso. Che posso vederlo sia in montaggio e in smontaggio in modo dinamico. Ora, noi ci soffermiamo per un po' di lezioni sulla costruzione delle parti, poi passeremo gli assiemi e poi faremo anche le messe in tavola e perché no anche un esploso. Quindi, questa fase, partiamo, clicchiamo, selezioniamo standard IPT, non lamiera, le vedremo anche le lamiere e andremo a creare questo pezzo. Allora, entriamo in questa dimensione, vi ricordo il nostro cubo serve orientarci nel nostro spazio e questo è il modello che dovete sempre avere nel caso vi si chiuda così, non vi siete accorti, l'avete chiuso, andate su vista, interfaccia utente, rispuntate modello ed ecco che riappare. Ok, quindi questo modello si arricchirà di tutte le operazioni conseguenziali che noi faremo e noi abbiamo la possibilità di guardare, ci partiamo già con qualcosa e che cos'è? Quello che abbiamo sono le origini dei riferimenti del nostro spazio. Questo spazio tridimensionale è definito da questi elementi, questi piani, questi tre piani che si incrociano e originano questi tre assi. E il tutto parte da un punto, che è questo, punto 000 XZY. Bene, noi adesso partiamo, vi ricordo, andiamo a rivedere 95 di spessore, poi 25, 10. Ok, io potrei farlo anche rivoluzione, disegnando un quarto di questo disegno, questa L, rivoluzionandola, ma è molto più comodo farlo in questa modalità qui, e cioè ritorno in modello 3D, ogni operazione è determinata da uno schizzo e la conseguente operazione 3D. Schizzo, operazione 3D. Ok, partiamo. Schizzo 2D. Vado sempre sulla casetta prima di scegliere il piano perché voglio che questo sia il piano orizzontale. Quando avrò finito il disegno, mi si presenterà con il disco visto qui. Cliccando mi si apre, io vado a fare un cerchio, lo faccio volutamente esternamente e non lo cuoto neanche, lo cuoto successivamente. Quindi lo definisco dicendo che è 90 e la seconda definizione fondamentale è dire dove sei, perché lui può fluttuare nel piano. Quindi lui ha bisogno di un riferimento. Ne avrebbe bisogno 2 x e y se fosse fuori dal centro, ma se lo faccio coincidere al centro, cosa opportuna, anzi indispensabile, per avere un disegno fatto bene.
Con il comando il vincolo, questo vi ricordo la zona dei vincoli, tra i vincoli c'è anche coincidente. Clicco e gli chiedo di farmi coincidere questo punto con questo punto. Benissimo, è diventato viola, come vi ho già detto, vuol dire che è completamente vincolato ed è scritto qui, completamente vincolato. Concludo lo schizzo, ora entro nella modalità modello. Chiedo di fare un'estrusione verso l'alto di 5 di spessore. Il disco è fatto. Vado a fare l'altro cilindro. Avvio uno schizzo 2D, scelgo questa superficie, quindi di ripasso a un piano, vado a crearmi, stavolta lo aggancio subito, quando è verde vuol dire che è agganciato, è in quel punto, vado a mettere la quota che è di 25, potevo metterla anche subito volendo. Comunque 25, concludo lo schizzo e lo vado a estrudere di 15. A questo punto devo forarlo, ok, ho due possibilità, o crearmi un foro e poi chiederlo di estruderlo in sottrazione, in taglia, oppure farlo col comando foro. Usiamo un po' il comando foro. Foro. Di che tipologia? Io ho una situazione concentrica, quindi vado a prendere una situazione di tipo concentrico. Mi chiede qui parla con me il software e mi chiede su quale faccia? Dico questa. Poi concentrico a cosa? A questo o anche a questo o anche a questo, tutto ciò che è un riferimento di concentricità. Quindi posso dire anche questo, lui lo mette in mezzo perché sono questi due dischi, sono concentrici, quindi qualsiasi punto che io vado a prendere va bene. È concentrico, il diametro però è di 10, è passante, distanza, lui forerà tutte le facce che incontra. Ok, applico, il mio foro è fatto, chiudo la finestra, vado a verificare, sì, è forato, perfetto, torno a casa. E vado a definire ora le asole. Prima di definirle vado a vedere il mio disegno, che sarebbe meglio voi fotografiate sempre i disegni che io propongo per poi averli lì e consultarli, al di là di quello che dico io. Allora, A33, vedete, c'è l'asse che passa in mezzo di quest'asola semicircolare. Quest'asola ha un 40 gradi da in questa angolazione di 40 gradi, centrata qui e ha un raggio di 30. Benissimo, andiamo a farla. Allora, per farla dobbiamo chiaramente avviare uno schizzo 2D qua sopra e qui io potrei costruirla. Se non che Inventor ci dà la possibilità di creare delle asole arcate. Quindi io prendo la prima, stabilisco un punto, poi un altro e poi ok, metto questa, poi mi spongo, una volta cliccato e poi a questo punto ho la misura. Questa misura era di, non mi ricordo più, la andiamo a vedere dopo. Intanto la fisso a caso. Quindi ho fatto un'asola a caso, ma quest'asola ha un centro. Quest'asola ha un centro. Se noi facciamo F7, vediamo anche il suo punto centrale. Noi dobbiamo metterlo qui. Questo vincolo tu lo puoi prendere anche così. Si è vincolato, vedete, non si sposta più, non si sposta più. Ho preso il vincolo. Altrimenti pigliavo il vincolo di coincidenza, cliccavo sui due punti e loro si sarebbero accoppiati. A questo punto devo quotare l'angolo. Questo punto, questo punto e questo punto. Mi allontano e mi propone un angolo. Clicco, modifico, dico 40. 40 però lui cosa può fare? Può andare, si può muovere dove vuole. Allora, determiniamo due cose. Uno, il raggio. Allora, abbiamo detto che è di raggio 3, quindi questo è raggio 3. L'altra definizione è a che distanza io ho questo punto
Questo arco era di 33. Ma mi manca ancora un vincolo, e cioè che tutto questo lavoro sia perfettamente in verticale, cioè la sua mezzeria passa per questa verticalità. Quindi con il comando già utilizzato di verticale, non per verticalizzare una linea, ma per verticalizzare questo punto medio con questo. Quindi è completamente vincolato perché è diventato viola, ce lo dice anche qui. Lui parla da qui, ci pone le domande, e qui ci dice sui vincoli, ci dice qualcosa. Concludiamo lo schizzo, andiamo a destrudere. In sottrazione, distanza, non accetto il 15, voglio essere didascalico. Tutto ciò che incontro lo deve tagliare. Per cui se io vado a modificare questo spessore e gli dico che è 1000, lui mi creerà sempre l'asola forata passante. Ok, a questo punto do l'ok, però il mio lavoro non è finito in quanto ho bisogno di fare tre asole su 360 gradi, quindi vado a prendere un comando che si chiama serie circolare. Serie circolare mi chiede lavorazioni, questa. Mi chiede, le posso prendere anche da qui le lavorazioni, in questo caso solo questa estrusione. Faccio una piccola parentesi. Tutte queste lavorazioni andrebbero rinominate. Queste, facciamo una bella cosa, fermiamoci un secondo e riflettiamo. Sui semplici disegni è facile trovare che cosa c'è dietro ogni estrusione. Se aprite, c'è uno schizzo. Ok, c'è uno schizzo. Il foro invece è un'operazione a sé stante, è differente. Ok, io posso andare con un doppio clic a modificare gli schizzi, oppure con quello schizzo, no? Devi uscire sempre da schizzo se vuoi proseguire, oppure doppio clic modifico l'estrusione. Posso andare a modificare i parametri di estrusione, ok? In realtà questi nomi non andrebbero messi estrusione 1, 2, 3, ma qui per esempio, questa estrusione è l'asola, quindi io con un doppio clic lento posso rinominare e scrivere asola. Questo posso scrivere, per esempio, ho dato un doppio clic troppo veloce. Devo scrivere mozzo. Su questo posso scrivere disco base. Troverete voi i nomi da dare. Io in futuro eviterò di fare questo, ma ve lo ricordo ora di farlo, perché in caso andate a fare una prova, dovesse andare a fare una prova in uno studio, e vi vedono lavorare in questo modo, nominando le lavorazioni 3D, a seconda di quello che state facendo, apprezzeranno sicuramente, sarà un punto a vostro vantaggio. Quindi io per comodità, per velocità, per non tediarvi troppo, annoiarvi, non lo faccio, però ascoltate molto bene quello che io vi dico. Quindi ecco, ritorniamo ora alla nostra serie circolare. Quindi, serie circolare, una cosa, se siete dentro uno schizzo, e dite adesso vado a fare serie circolare, va in modello, però vedete che non è attiva perché siete in schizzo, va sempre concluso lo schizzo, se no non potete fare altro. Quindi serie circolare, lavorazioni, questa, asse di rotazione è evidentemente quello che passa qui in mezzo, a parte che dovrebbe accettare anche questo. Vedete? Perché lui va a prendere l'asse di questa circolarità, altrimenti andate a fare circolare questo piano asse, il vostro asse è quello che passa da qui. Eccolo qua.
Posizionamento, quanti pezzi? 3. Su che angolo? 360, c'è già. In che tipo di rotazione? Potrebbe essere anche questa, vedete? Ma non va bene. Noi accettiamo questa qui e diamo l'ok. Il nostro lavoro è eseguito. Con il comando di orbita possiamo orbitare intorno e vedere come abbiamo fatto il nostro lavoro. Vi mando, vi aspetto per la prossima, per il prossimo video e vi chiedo di iscrivervi al mio canale ed eventualmente mettere un mi piace se vi è piaciuto. A me piace se è piaciuto, così mi gongolerò. Alla prossima!